Lo Stato argentino è sempre stato un artefatto politico dei gruppi oligarchici che dal 9 luglio del 1816 hanno condotto una lotta intestina per la conquista del potere, attraverso il quale si sono sempre assicurati benefici fiscali, fondiari e soprattutto illimitate rendite finanziarie. Motivo per cui la storia dell'Argentina è repleta di colpi di Stato che erano realizzati quando i governi non riuscivano più a soddisfare la cupidigia dei padroni e, soprattutto, quando dovevano far fronte alla crescita delle rivendicazioni dei lavoratori. Per questo le oligarchie e la borghesia svilupparono uno storico sentimento di odio e di rancore nei confronti dei lavoratori e del proletariato in generale, cioè nei confronti dei cabeza negras, le teste nere, un odio che si riversò soprattutto sui sindacalisti comunisti, socialisti e i peronisti di sinistra, in maggioranza di origine italiana e per questo volgarmente chiamati Thanos Boludos, cioè italiani rompicoglioni. Il colpo di Stato che Jorge Rafael Videla realizzò il 24 marzo del 1976 e poi il cosiddetto processo di riorganizzazione nazionale con cui la Junta Militar restò al potere fino al 1983 furono appunto la conseguenza immediata del comportamento politico delle oligarchie, della borghesia, degli impresari, della classe media e anche della Chiesa argentina. La guerra sucia, la repressione sanguinaria e i 30.000 desaparecidos non furono un eccesso di militari fascistoidi, furono invece gli elementi di una guerra di classe dichiarata da una parte minoritaria ma ricca e benestante della società argentina che non voleva perdere il controllo del suo Stato e che appoggiava pienamente l'ipotesi liberista imposta dall'FMI, dalla Banca Mondiale e dagli Stati Uniti. In pratica, la guerra sucia fu una guerra dell'impesa per eliminare ogni tipo di opposizione al modello economico che la dittatura civico-militare stava impiantando in Argentina. L'intervista registrata in Buenos Aires il 20 aprile del 2009 con Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel per la pace del 1980 per aver denunciato le violenze della dittatura, ci fa capire l'essenza politica dello Stato argentino e come la destra sia riuscita a far dimenticare il suo passato sanguinario e rientrare vittoriosa nella Casa Rosada. L'Argentina viene di una storia di 50 anni di golpe militari e governi civili debili. Ningún gobierno terminaba su mandato, ningún gobierno constitucional. Eran como procesos pendulares de golpes militares y gobiernos civiles débiles y volvían otra vez los militares a, entre comillas, restablecer el orden. La brutalidad de los militares argentinos se da a través de su formación, de su concepción ideológica y también de los acuerdos que tiene con el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a aplicar estas políticas del secuestro y desaparición de personas. En esto intervienen asesores militares franceses. Se toman las experiencias de la guerra de Argelia, donde no se da razón, bajo ningún punto de vista, del destino de los prisioneros. Esto, en la guerra de Argelia y en la guerra de Vietnam, se puso muy en evidencia estos mecanismos represivos, donde al no haber razones, por lo menos legítimas, del paradero de los prisioneros o de los asesinados, les dejaba un margen de impunidad.
Es decir, desde el punto de vista legal, no podían dar respuestas. Y si bien en Argentina hubo una guerrilla de los montoneros, del ejército revolucionario del pueblo, que ya fueron derrotadas antes del golpe de Estado. Fueron derrotadas en el año 75, en el 74-75, después de la muerte de Perón. Entonces no había razón para semejante barbarie, pero fueron sistemáticamente escalando en esto. Creo que aquí se dan algunos fenómenos, como que la Argentina quería ser un poco el representante, el gendarme de los Estados Unidos en el continente. Entonces, estas aberraciones de por qué tanta crueldad, es porque le daban una justificación para cometer esa crueldad. Pero si uno piensa que esto pasó con la época de la dictadura, yo tengo que decir, cuidado, esto no pasó. Esto sigue vigente en el día de hoy. Dopo una dittatura civico-militare che è stata una delle più sanguinarie dell'America Latina, gli argentini hanno nuovamente votato un candidato che è un figlioccio di quella destra sanguinaria. I miracoli promessi da Macri nella campagna elettorale saranno possibili o faranno parte del marketing elettorale e delle manipolazioni mediatiche del gruppo Clarim? Bene, le promesse possono essere molte, in campagna elettorale se ne sono fatte molte. È ovvio che per tenersi buona la parte dei disperati, degli umili dell'Argentina o comunque dei poveri, di quelli che sono i miserabili, gli ultimi della società, nel suo primo discorso Macri ha detto che metterà tutta la sua energia per costruire l'Argentina che sogniamo. Un simbolismo che non è solo argentino, ma è soprattutto, diciamo, di quel populismo nazionalista latinoamericano. Infatti Macri punta, diciamo così, sull'obiettivo fame zero, ma in particolare sul programma di povertà zero. E per questo fa anche delle piccole all'inizio aperture politiche, ovviamente contraddittorie, dicendo inizialmente: mi rivolgo ai fratelli dell'America Latina, vogliamo avere buone relazioni con tutti, vogliamo lavorare con tutti, per poi arrivare addirittura a promettere ci sarà però una rottura radicale con il Venezuela di Maduro e piena apertura agli schieramenti per nuovi rapporti più articolati con gli Stati Uniti. È questo che si è visto in quest'ultimo mese. La proposta dell'uscita del Venezuela dal Mercosur, la rottura e individuare in Cuba la dittatura che domina in America Latina. Macri fa lo stesso doppio gioco che gli Stati Uniti stanno facendo per guadagnare simpatia nel mondo. Da una parte la guerra e da una parte finte trattative, un doppio gioco cinico, demagogico, che negli ultimi tempi ha cercato di affermarsi con le proposte di negoziazione e non di normalizzazione, questo è estremamente importante, dei rapporti con Cuba, che però fino allora non hanno portato a nulla, il blocco è lì come era prima. Però questa volta la maschera è caduta immediatamente, è caduta subito, dal momento che già qualche settimana fa c'è stato un nuovo voto, per esempio, dell'ONU per Cuba, contro il blocco degli Stati Uniti, che mantengono ancora oggi integro nei confronti di Cuba. Bene, l'ultima votazione addirittura dei 189 paesi che rappresentati all'ONU, 187 hanno votato a compatti contro il blocco a favore di Cuba, mentre due soli hanno votato contro, cioè Stati Uniti e Israele. Questa volta non ci sono stati nemmeno astensioni. Bene, Macri su questa doppiezza statunitense come si inserisce? Deve seguire la logica proprio della doppia morale, deve seguire Obama soprattutto nelle relazioni internazionali, mentre nella politica interna farà di tutto per isolare tutte le componenti di sinistra, non solo quelle rivoluzionarie ma anche quelle progressiste del movimento operaio, del movimento popolare. In particolare dovrà isolare, anzi colpire duro come sta facendo, i sindacati.